Ragazzi, ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Sì, sono vestita come nel video precedente per il semplice fatto che sto registrando lo stesso giorno per avvantaggiarmi. E questo, come avete a titolo, sarà il video della settimana numero 5. E sì, siamo già 5. Comunque, questo sarà un unico pezzo di video perché sono andata a giro ieri, che era sabato, anche se questo video voi lo vedete lunedì. Comunque, sono andata a giro e ho preso un po' di cose. Allora, molti mi hanno anche detto, se compro dei vestiti, farveli vedere, perché alcuni hanno detto che magliette hai preso e però non ve le potevo far vedere perché ormai il video era fatto. Quindi, siccome ho comprato anche qualche maglietta, ho deciso di farvela vedere giusto per perché me l'avete chiesto. Poi, se vi interessa, posso anche farveli vedere in altri video haul, quindi commentate e fatemi sapere. Ok, ora che vi ho detto tutto possiamo iniziare con il video haul. Allora, la prima cosa che vi mostro è questa maglietta. Allora, le magliette non mi ricordo assolutamente il nome dei negozi, quindi non me lo ricordo. Comunque, se volete sapere i prezzi, come sempre, commentate e vi darò i prezzi delle cose. Allora, la prima è questa maglietta che l'ho presa per l'inverno, così grigia, che c'è un pelo qui in rosa, ok? Che è questa maglia qui grigia, maniche lunghe, che mi piace un sacco. E dietro è stupenda perché vedete, ha questo fiocco che si può sfare con questo tessuto qui a fiori. Poi ho preso sempre per andare a scuola, comunque a settembre, o per utilizzare insomma l'inverno perché ha maniche lunghe, questa felpa qui che ha righe grigie e blu con il cappuccio, mi piace un sacco. È fatta così sia davanti che dietro, è una felpa normalissima con la zip e le tasche. Poi l'ultima che ho preso, che è anche una delle mie preferite che ho preso, insomma, è preferita in assoluto, che è questa tipo canottiera con un tessuto simile ai jeans, con questo pezzo qui tipo di pizza, qui davanti, fatta così, mi piace un sacco, dietro è così. Ok, ora possiamo passare alle cose, diciamo, materiali. Allora, la prima cosa che ho preso è questa qui, che è una semplicissima palla normalissima, della Super Santos, della Mondo. Ed è una palla normalissima, appunto, e torna molto bene perché rimbalza bene e non è neanche troppo, né troppo leggera né troppo pesante. Quindi, dato che la mia si era bucata, spesso quando vado al mare non sappiamo cosa fare, e visto che si era bucata la palla non si poteva neanche fare quello, allora ho detto vabbè, la compro nuova già che c'ero, e quindi eccola qui. Poi al negozio di caramelle che trovo solo col centro commerciale ho preso queste che sono le Jelly Beans, sono quelle originali. Poi se non si sono viste bene vi metto un piccolo video qui e vi faccio vedere come sono. E l'ho presa di tantissimi gusti e sono contentissima perché le trovo solo lì, e quindi ho preso queste che mi dureranno pochissimo perché io le adoro queste. Poi da Kiko ho preso due cose, ve le faccio vedere subito. Allora, ho preso questo che è un Tropical Waterproof Eyeliner, così vi metto poi la foto qui sotto, ed è così dorato. Poi ve l'ho detto, vi metto la foto qui sotto se non si è visto bene. E poi ho preso questo che è l'Eye Shadow, ed è quel gessetto per colorare le punte dei capelli. L'ho preso nel color Coral 03. Ed è questo, che è un piccolo contenitore a sfera, che aprendolo dopo c'è il gesso e praticamente va messo così sui capelli e lascia il colore. Ora, io qui l'ho dato male perché ovviamente l'ho dato un po' di fretta. Comunque l'avevo già provato e funzionava abbastanza bene, quindi ve lo consiglio. E ovviamente poi questo qui, essendo gesso, va via con l'acqua o semplicemente dopo un po' di tempo. Poi dalla Wicon, che è questa qui, che è simile a Kiko comunque come oggettistica, ho preso queste spugnettine qui, sono quelle per stendere il make up e si usano anche per la nail art. E sono appunto diverse spugnette, sono tutte attaccate tra di loro, sono squisciose, sono fatte così. Sono quelle anche per che li posso usare per fare gli squishy, le posso usare per estendere il make up, le posso usare anche per farle nell'art, quindi a voglia. E poi ho preso questo piccolo burro cacao, questo burro cacao che è un burro cacao come tanti, e l'ho provato e ha un odore buonissimo, proprio di tipo burro sembra. E infine ho preso un negozio che si chiama Mumble Mumble, anche se la busta è di questo. Ho preso un borsellino che vi faccio vedere, che lo volevo usare per andare a scuola. C'è scritto sopra Sonal Verde ed è fatto in questo modo. Anche qui vi metto il video qui se non si è visto bene. Ed è fatto in questo modo, la parte sotto è trasparente e si apre così ed è rotondo. E ci volevo usare appunto per andare a scuola, per metterci gli spiccioli per la merenda e per la macchinetta. Allora, questo era il video, spero che vi sia piaciuto. Mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!